alcune amministrazioni hanno subito la festa, altre hanno propagandato però non sono riusciti magari nel tempo, alcuni anni è andata anche male. Quindi io capisco che ci sia l'interesse di non voler ascoltare prima di tutto noi, perché i cittadini siamo anche noi, non è che siano solo quelli che ci ascoltano, sono fuori dalla porta. Chiaramente rimettersi i soldi non ha volontà nessuno, ok? Però mi farebbe piacere che una festa di questo tipo che rappresenta Nogara al di fuori di un'unica Nogara, ok, fosse l'immagine di tutti i nogaresi, non solo dell'amministrazione, questo mi dispiacerebbe. Quindi io dico, disponibile anche a cambiare completamente un punto solo, o quasi tutto. Però certo, vorrei dall'altra parte avere delle cose concrete. Perché se dopo lei il sistema, ma ti ho fatto questo, non l'hanno mai messo e non voleva più, ma le tarde, abbiamo parlato di tempi, ma quando andiamo a fare questa benedetta organizzazione per la festa? A settembre? O lo discutiamo e lo trattiamo adesso, altrimenti diventa chiaramente tardi. Ripeto, 3 mesi fa, allora l'anno scorso è stata fatta più o meno l'organizzazione della festa su periodo qua e ha avuto comunque un buon consenso e non stanno comunque rimesso, ok? Adesso si saltava con queste idee di fare un po' meglio, non di peggiorare, così dire l'amministrazione ci rimette nel caso che chiaramente bisogna essere un po' repositivi o positivi, perché se andiamo solo a dire no per no, nessuno lo ha finito l'intervento, no, non è niente. Quindi alla fine o mi date qualcosa e mi dite io farei così, allora penso anche a quello che vorresti fare voi altri, se no non capisco veramente niente. Ah, no. Posso un attimo fare dopo ti, dopo sospendo perché discutevo sugli emendamenti. No, volevo letto un tipo dopo che fuori blog. Dico farò, aspetta, te fa le proposte. Sì, ma no, e mi è capito. Sì. Se no fatti il dopo. Mi sembra che formalmente comunque non sia qualcosa di corretto.
ce l'avevamo detto anche prima di sapere chi è stato l'uomo che ha sorpreso il segato con i negativi, c'è maggior ragione lo diciamo adesso. La disponibilità da parte nostra c'è, la non disponibilità invece su determinate cose da parte dell'amministrazione fa sì che in ogni consiglio comunale sia le costrette a ritirare punti per delibere parte in qualche maniera. Non lo ritiriamo. Volevo essere, volevo essere propositivo e proattivo prima che il consigliere Moleschi parlava di garantire la positività economica della festa. Nel caso, ecco, io sto pensando appunto a questo fatto, ipotizziamo che in ogni anno e per 3 anni ci sia un ricavo, un guadagno di 3.000 euro a questa festa. Agendo in quella maniera, secondo me, si corre il rischio che l'associazione venga bloccata con questi soldi, che non li possa investire per migliorare la sua situazione, perché se non li può investire, perché deve aspettare con quel guadagno lì il prossimo anno, se ci rimette per... Non so se mi sono spiegato. Sì, lei, ma non si perde la paga gente allora? Ascolta, no. Ma sono d'accordo, però non vorrei che si corresse questo rischio che io, e come non guadagnare niente, non fare niente, non posso investire in nessuna, certo, cosa che parlava prima di cucina da campo, hai capito? Cioè, ma non volevo essere critico sulla parte, volevo essere proattivo e... Io ho modificato ancora perché secondo me se vuoi fare un po' di accantonamento, nell'eventualità che fai delle perdite, adesso non puoi essere un po' di accantonamento, potrebbe essere... L'articolo 14 implicitamente parla anche del disavanzo e come viene coperto, perché se nel momento in cui dico che non verranno distribuiti gli utili, implicitamente rimangono all'interno del comitato e si ricollegano agli scopi, quindi si autocopre le perdite. Cioè, lo si può anche specificare letteralmente. I scopi sono duro, implicito niente, te lo scrivi. Ok, ma è una precisazione proprio grammaticale. Sì, no, però scusa Mirko. Questo lascio per me, no, te la lascio, ti do la mia
vogliamo fare i nomi. Fai il nome. Perché i nomi della loro. Ma stasera non è l'ordine. Vedete che mia parla che era nome. Non è l'ordine del giorno. Stasera è l'ordine del giorno quello che compete con il consiglio. Soprattutto, ogni volta, stasera autonomo, quindi il consiglio comunale decide i suoi nomi. La proprio decide i suoi e la sorpresa sua senza sindacare i nomi degli altri. Cambia la tua nomina, se la sua impresa nomina X, troppo no, ma no, cioè, ognuno che ha la sua autonomia di nomina, cioè, mi hai capito? Chiaro questo. Sì, che è scritto, è nomina di competenza. Prego. Se adesso si vede. Adesso andrà via. Sospendiamo per un minuto perché si chiede le esigenze. Che voglio fare. Due minuti. Nel senso che se c'è qualcosa di stanziabile, bene,
stando il fatto la gestione economica del comitato che è improntata al fatto che se ci sono degli utili vengono comunque accantonati, anche perché altre cose non ci sono da fare, e vengono usati come si fa quest'anno per l'edizione della volta successiva, o comunque vanno a fare tra virgolette un deposito, chiamiamolo come vogliamo, tesoretto, poi che allora prima dobbiamo votare l'emendamento che già la prossima volta diceva verranno accantonati per eventuali aiuti, verranno accantonati per eventuali perdite negli anni futuri, eliminando il caso di disavanzo di gestione. Favorevoli? Mi astenuti? L'emendamento proposto da capogruppo Pregnago. Durante la vita del comitato, eventuali avanzi di gestione nonché fondi che servono capitalmente agli oneri del debito non verranno distribuiti neanche in modo completo. Caso di avanzi di gestione dovuto a prevenibili o per sistemi di produzione atmosferici avverse, il Comune si fa parte attiva nel contribuire al ragionamento dell'equilibrio economico-finanziario dell'amministrazione nei limiti di quanto di anno in anno sarà ritenuto stanziabile dalla Giunta Comunale. Semantica è fantastica. Bene, a questo punto, appunto, dal punto successivo abbiamo la nomina dei rappresentanti della Costituzione. Chiedo nominativi. Ma di la maggioranza.
uccidi nomi per favore. No, allora uccidi nomi, però uno a uno. Se lo portare quanti sono, quanti sono? Sette voti? Quanti sono? Sette, nove, dieci. Dodici, perfetto. Adesso uno per uno. Ok. Sì, allora sono sette voti per Mario. Mario Marcomini. Allora, Marcomini. Mi sembra un po' chiaro, signor Stazione, però prendo atto.
chiedo proprio un punto di vista puramente formale, la parte iniziale praticamente finisce, quindi quella prima di delibera, dove c'è scritto effettuata la votazione del scrutinio segreto con l'ausilio degli scrutatori, perché sono presenti il sindaco, consiglieri e componenti, hanno ottenuto voti, il dottor Cagali Mauro è l'unico che comunque c'è scritto con numero voti quelli che prenderà, e dopo ci sono degli altri spazi bianchi. La delibera però nel punto 2 dice già che richiede appunto di nominare, visto l'esito della votazione a scrutinio segreto e udito nella proclamazione da parte del sindaco, revisore unico dei conti Cagali Mauro. Allora c'è una votazione a scrutinio segreto, da quello che si legge qua in delibera, dove non so chi dovrebbe fare eventuali altre nomine, noi forse, non lo so, e dopo c'è già il nome stampato. Quindi alla fine cosa conta la parte sopra dove ci sono le possibilità di mettere di altri nominativi? Secondo me contava una volta quando erano in fare, perché non c'è niente di cui uno eletto dalla maggioranza e non la migliorava. Perché è un attimo amico. Dopo io tagliare ancora, perché metto adesso nessun numero. L'ultima volta, in effetti, quando sono scaduti, è rimasto in piedi solo un revisore che era quello eletto dalla maggioranza. Insomma, Massimo, ti divido, però non è detto male l'ecosistema, può essere più. Non c'è un differenza. Io li leggo, non mi sentì la maggioranza, non mi sentì.